Salone del mobile del 2017, abbiamo due progetti importanti. Un progetto è quello legato ai colori e alle materie, quindi abbiamo utilizzato un mix fra i colori classici, quindi il cognac mischiato con il cobalto, piuttosto che il cioccolato, che è un colore classico per i cuoi e le pelli, Baxter fa soprattutto cuoi e pelli, mischiato invece con il colore della moda, quindi con l'acqua marina e con il cipria, per dare un'eleganza e un progetto più sofisticato al salone. Il secondo aspetto, il secondo progetto, secondo me, più innovativo che abbiamo portato quest'anno al salone è l'outdoor, è questa idea di portare la pelle anche all'esterno. E allora abbiamo sviluppato una collezione nuova di pelli che possono stare all'esterno. Oltre ai prodotti in pelle per esterno, ci sono poi una serie di oggetti, quindi ci sono i tavoli che sono diventati monomaterici, c'è l'uso per esempio del cocciopesto, che è un materiale, anche quello che ha una forte identità italiana, e tutti questi materiali mescolati danno questa nuova visione di freschezza all'azienda. È anche importante pensare a questo outdoor non come un outdoor tecnico, ma come un outdoor che diventa un punto di collegamento fra il living e l'outdoor vero, quindi è una specie di living che si estende verso una zona coperta, verso l'esterno, ma che crea, dà una sensazione di continuità. Da sempre Baxter lavora su delle dimensioni generose dell'imbottito, ecco. Ci piace avere questo rapporto, noi chiamiamo di sensualità, con i materiali, e così i divani diventano dei grandi cuscini che ti abbracciano, no? Che ti danno questa sensazione di grande comfort, ma soprattutto l'uso di materiali naturali fa sì che il tatto, hai una percezione del rivestimento che ti dà un piacere. E noi diciamo sempre, il divano non deve essere soltanto comodo, ma tu devi avere il piacere di toccare la materia. Quando la materia è naturale, tu hai questa sensazione, capisci che stai toccando un materiale naturale. E c'è questa piacevolezza nel toccare questo materiale che sembra quasi velluto, quasi un aspetto tessile. In quest'anno abbiamo sviluppato sempre in questa collezione un grande divano angolare sempre con Paola Navone, in cui abbiamo dei grandi rulli che possono cambiare la seduta, quindi da una seduta più formale a una seduta invece molto più relax, dove uno si può veramente sdraiare. I cuscini sono delle piccole coperte, e così come ci sono anche dei grandi cuscinoni che fungono sia da cuscini, ma sono quasi delle piccoli plaid, anzi dei grandi plaid, perché in realtà sono molto grandi, quali che il cliente possa abbracciare, proprio perché c'è sempre questa idea che della piacevolezza, del tatto, della materia.